35 anni, vivo a Castenaso da quando ero bambino. Ora ho due figli, sono ingegnere meccanico e lavoro in un'azienda di macchine automatiche per il settore farmaceutico. E soprattutto sono candidato sindaco per la lista Castenaso vista da dentro, che è la lista con il logo, il ponte stilizzato, blu-bianco. Abbiamo utilizzato il ponte non soltanto perché ci piace andare in bicicletta e a piedi per Castenaso e quindi anche sul nostro ponte, ma perché con la nostra azione vorremmo contribuire a creare ponti e relazioni tra le persone. Partiamo dalla definizione. Che cos'è Castenaso vista da dentro? È una lista civica, e non ho detto poco, perché ci sono liste civiche create dai partiti che per scelta decidono di non utilizzare il simbolo di partito ma di utilizzare un simbolo civico, e poi ci sono liste civiche create dai cittadini. Castenaso vista da dentro è questo secondo caso. Quindi Castenaso vista da dentro è una lista civica costituita da un insieme di cittadini, di persone di cui faccio parte, che nel 2018 si sono riconosciuti in un'idea comune, cioè il progetto di Castenaso di domani deve uscire dalle persone, e per questo abbiamo iniziato un percorso fatto di una serie di incontri in cui abbiamo affrontato tutti i vari argomenti e ognuno era libero di dare il proprio contributo. Incontri aperti a tutti, resi noti sul nostro sito internet. Poi nel 2019 abbiamo guardato il panorama politico locale in vista delle elezioni amministrative e abbiamo constatato che il nostro progetto cittadino era diverso dalle proposte politiche esistenti per impostazione, per stile e per programma. E quindi la trasformazione in lista civica è stata la logica evoluzione. L'abbiamo chiamata Castenaso vista da dentro, perché è nata ed è vista dal cuore di Castenaso. Partendo dalla linearità, dalla trasparenza di questo percorso, quali sono i nostri obiettivi per Castenaso? Prima di tutto vorremmo rendere Castenaso, inteso come capoluogo e le sue frazioni, un paese ancora migliore dal punto di vista del territorio, delle opere, della mobilità, dell'ambiente, dei servizi, dei giovani e degli anziani, della cultura, della sicurezza, dello sviluppo economico. Credo che ciò che renda diverso la nostra proposta sia la capacità di proporre soluzioni concrete, realizzabili, che non vogliono andare a cercare un voto, ma vogliono cercare di raggiungere un obiettivo. E infine l'aspetto più importante è il sogno che abbiamo per Castenaso. Vorremmo fare in modo che le persone che vi abitano si sentano parte di una comunità allargata, una comunità che costruisce la propria città. Troppo spesso la politica utilizza la società per uno scopo elettorale, creando divisioni che degenerano in tifoserie da stadio. Noi vorremmo invertire la logica affinché sia la società che utilizzi la politica. Abbiamo davvero bisogno di riscoprire la bellezza di stare assieme e lavorare assieme nella diversità. Diversità politica, diversità culturale, diversità ideologica. Questo è il filo conduttore del nostro programma. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto e hanno creato, passo dopo passo, una proposta di futuro. E ringrazio tutti i cittadini che con il loro voto ci permetteranno di realizzarla insieme.